Segue un'attività con i bambini qui al reparto. Parlo in questa maniera perché ci sono tantissimi bambini e ci chiamiamo Bimbo Tu, quindi bisogna parlare in modo che i nostri bimbi ci capiscano, mi seguano. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno permesso questo evento straordinario, davvero straordinario, meraviglioso, inaspettato. Bimbo Tu ormai è da qualche anno che riceve le attenzioni dell'Arma dei Carabinieri e in inverno, quando sono fino ai natalizi, ma questa è davvero una sorpresa meravigliosa. E vorrei ringraziare e salutare tutte le persone che sono a me più care, quelle che sono le vere autorità per me, per Alessandro, papà di tre bimbi e fondatore di Bimbo Tu, che sono i nostri bambini delle scuole. È bellissimo vedere questi bimbi qui con noi e vorrei salutare Allegra e Gioele che invece ci seguono, sono scesi dal reparto per seguirli. Davvero è meraviglioso pensare che i nostri bimbi siano qui con noi. Fino a qualche mese fa questo era un reparto che piangeva, questo era un ospedale che piangeva e oggi penso che non sia superficiale sottolineare la meraviglia che il destino ci sta dando a vederci allegri, felici con i bimbi in questo ospedale che ci ha dato tanto in termini di fatica umana e di risorse. Ancora grazie, non la voglio fare troppo lunga, ma forse si sente dell'emozione, è una cosa meravigliosa. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, io sono Marta Benassi, Presidente del quartiere Sama. Intanto un ringraziamento perché noi ci siamo messi a disposizione di questa bellissima iniziativa. Lo dico perché con il nostro maresciallo dei Carabinieri della nostra zona, insomma, collaboriamo costantemente nel lavoro di comunità. Quindi per noi semplicemente è un grazie, e grazie all'Ospedale dell'Aria, all'Associazione, all'Associazione Nazionale dei Carabinieri, ma soprattutto grazie ai bambini e alle nostre scuole che si sono queste disposizioni per i nostri servizi educativi scolastici per far vedere questo luogo, che voglio dire un luogo oggi, come ricordava chi mi ha preceduto, un luogo oggi finalmente dove si respira comunità. Vi ringrazio tanto e buon divertimento a tutti i nostri piccoli cittadini. Ne approfitto solo un attimo per salutare tutti i bambini che sono presenti, per ringraziare l'ospedale e le associazioni, per rispondere alla fanfara del quinto reggimento che ci allieterà per qualche minuto, e vorrei ringraziare soprattutto il motore nascosto tra le varie organizzazioni di questo felice incontro dei Carabinieri con voi, che è il maresciallo Colombo, la seconda amministrazione, che segue con grande impegno questa attività e che dal punto di vista delle istituzioni io ringrazio per il suo impegno. Per il resto, buon divertimento a tutti, soprattutto a voi bambini. Buongiorno a tutti, io sono Rosalba e mi occupo proprio di questo, di portare la gioia di quest'opera a tutti voi. Devo dire però che oggi la gioia siete voi, la regalate a noi. È bellissimo essere qui,
è bellissimo anche per noi ripartire con le nostre rappresentazioni da questo posto meraviglioso. Mi associo a tutti ovviamente i ringraziamenti fatti sino ad ora, che noi siamo veramente grati intanto all'Arma dei Carabinieri, perché quest'opera viene eseguita in tutta Italia in collaborazione con tutte le fanfare dei Carabinieri d'Italia. E questo ci onora molto e ci sprona a fare ovviamente sempre meglio. E vi dico due parole così solo come si svolgerà questa rappresentazione. Adesso verrà qui un signore, il maestro Pericle Odierna, Pericle per gli amici, perché oggi siamo tra amici, e Pericle è un po' il Geppetto dell'opera, arriverà con i suoi ferri del mestiere e vi farà ascoltare, adesso dico una parola forse difficile, ma lui sarà bravissimo a farvelo vedere, oltre che sentire, con i fonemi dell'onomatopea. Cioè lui attraverso gli strumenti vi farà vedere l'azione di Pinocchio. Questo serve a stimolare la fantasia piuttosto che immagini indotte. Lui le lascerà qui, insomma, ognuno vedrà quello che la sua fantasia percepirà. A seguire l'opera. Quindi inizierà questa meravigliosa fanfara dei Carabinieri di Firenze. Loro sono venuti da Firenze questa mattina per portarvi questa opera, trasmettervi questa gioia. Il loro direttore, il maestro Ennio Robbio, e anche qui Ennio per gli amici sempre, e poi a un certo punto arriverà lui, no? Arriverà questo... non so come chiamarlo, perché fa tutte le voci, fa tutti i personaggi, quindi sarà Geppetto, sarà il gatto e la volpe, sarà Pinocchio, la fatina. E lui è Corrado Orbi, un bravissimo attore, sempre Corrado, quindi per tutti voi ragazzi vi auguro veramente un felicissimo ascolto, una partecipazione gioiosa. E vi ringrazio di essere qui. Buongiorno, buongiorno a tutti, che meraviglia, che noi siamo felicissimi di stare qui, anche emozionati, forse si sentirà dalla voce, ma è ovvio, no? È ovvio ed è anche ovvio. È per giusto per un attimo per scaricare la tensione. Allora, come diceva Rosalba, io sono Pericle. Qualche anno fa mi è stato incaricato da qualcuno di prendere quest'opera di Pinocchio e renderla una favola in musica. Ci sono tantissime versioni di Pinocchio, dal cinema ai cartoni animati, il libro. Pensate che il libro di Pinocchio è il secondo libro più tradotto al mondo. Prima c'è la Bibbia e poi c'è Pinocchio, quindi è una cosa incredibile questo Pinocchio. Lo conoscono in tutto il mondo. Ed è nato qui vicino, perché Firenze non è distante da Bologna, e quindi è un'opera tutta italiana che conosce tutto il mondo, ed è l'orgoglio per noi, perché Pinocchio rappresenta l'Italia favorevolmente in tutto il mondo. Questa è una cosa bellissima. Quando ho deciso di scrivere questa favola in musica, mi sono affidato a un mio compagno, perché eravamo quasi il gatto e la volpe, chiedendo di ridurre un testo molto difficile, che è quello di Collodi, perché è un testo molto lungo. Sono le avventure di Pinocchio, sono tante storie di Pinocchio, e questo mio amico, che si chiama Michi Belmonte, ha fatto una sintesi dell'opera, e io poi ho iniziato a scrivere la musica. E come vi diceva Rosalba, la prima cosa che ho pensato è di fare una sorta di gioco tra la voce che recita il testo e che canterà anche delle canzoni e gli strumenti, una sorta di scambio delle parti, e quindi lo strumento diventa suono onomatopeico. Il suono onomatopeico è un fonema che sostituisce un'immagine o un suono, no? Ne conosciamo tanti, che ne so, mi viene in mente splash, quando casca qualcosa nell'acqua, oppure patapunfo, quando uno cade, no? In musica, quando c'è qualcosa di terrorizzante, prendiamo un famoso inciso di un musicista che si chiama Beethoven e facciamo ta 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 ta,
Questi sono suoni onomatopeici. Quindi partendo da questa volontà ho scritto l'opera in musica. E a proposito di questi suoni, io ho portato con me oggi, ma solo per voi l'ho fatto, alcuni strumenti e vi faccio sentire com'è nata la cosa, a cosa ho pensato? Vi va? Sì? Allora, la prima immagine che ho cercato di raffigurare è quella della balena. Vi faccio sentire come ho pensato alla balena. Quindi la balena è grande, no? È un pesce molto grande, potevo rappresentare con uno strumento piccolo? No? Vediamo. Potrebbe essere questa la balena? No. Forse questo? Beh, questo qui sa un po' di balena perché è grande, un po' ingombrante, no? Vediamo un po'. Allora ho pensato, la balena, che sapete tutti, la sapete la storia di Pinocchio, no? Questa balena che inghiotte Pinocchio e poi lì dentro succederà una cosa magica. E ho pensato alla balena così. Vediamo se riusciamo a farvi immaginare questa balena che inghiotte Pinocchio. Il fischio è che purtroppo ho lasciato gli strumenti in macchina durante la notte e qualche cosa è successo. Vabbè. Qual è un altro personaggio importante della favola che conoscete? Pinocchio, sì. Poi c'è il gatto e la volpe e c'è una figura magica che ha una sorta di bacchetta magica. La fata turchina. L'ho immaginata così. Sì, poi quando lo suoneranno loro sarà meraviglioso. Pinocchio a un certo punto è felice perché Mangiafuoco, che è un altro personaggio importante della favola, lo lascia andare, addirittura gli regala delle monete d'oro da portare a Geppetto. E quindi lui è felice. E la felicità di Pinocchio l'ho pensata così. Fischiettando. È il Pinocchio felice che va via con queste monete d'oro e a rincontrare Geppetto. Perché è monellaccio Pinocchio, eh? Sapete che a un certo punto Pinocchio entra in un luogo strano che si chiama il Paese dei Balocchi, dove tutto sembra gioco, festa, caramelle, gelati, insomma un luogo da sogno, niente scuola. E Pinocchio è davvero felice e questo posto sembra un grande Luna Park e per rappresentare questo grande Luna Park ho pensato a una specie di marcetta divertente che fa così. Tremendo lì dentro.
L'ultima cosa, poi lascio a loro perché sono veramente bravi. E quando Pinocchio, inghiottito dalla balena, incontra nella balena Geppetto, perché vede una lucina lontana di una candela, no? E dice, ma cos'è quella lucina lì dentro? E si avvicina lentamente a questa lucina. La lucina della candela, la fiamma, l'ho pensata così. Con questo strumento, perché il soffio dà l'immagine della fiamma tremolante. Tempo alla favola che veramente merita di essere ascoltata perché è una favola meravigliosa, a prescindere da quello che poi è stato scritto, ma io sono soltanto il veicolo che ha scritto questa cosa, ma Pinocchio appartiene al mondo intero, appartiene a tutti, è già nel nostro immaginario, fin da bambini e credo, immagino che vivrà per sempre, per tante generazioni ancora. E quindi lascio alla meravigliosa fanfara di Firenze. Farei un applauso a loro perché sono fantastici. Il maestro Ennio Robbio che ha impreziosito la partitura con il suo grande essere musicista e direttore d'orchestra. Buon Pinocchio a tutti. Va bene? Simpatico grillo viaggiatore, il grillo parlante. Questo era il suo nome. Vestiva sempre molto elegantemente e portava anche un grazioso cappellino. Thank you.
Era una gelida notte d'inverno quando giunse ad un piccolo villaggio. La finestra di una casetta che dava sulla via principale era ancora illuminata e il nostro amico si incuriosì. Qualcuno lavora a quest'ora della notte. Strano. Silenziosamente nella casa, nella quale Geppetto, l'anziano e abile falegname del villaggio, stava portando gli ultimi ritocchi ad un burattino di legno. «Ecco fatto, piccolo mio!» esclamò. «Ah, come sarebbe bello se tu fossi vero, se tu fossi mio figlio!» «Bene, ti chiamerò!» Lo chiamerà? «Ti chiamerò Pinocchio!» Del proprio lavoro se ne andò a dormire. Anche il grillo si sistemò per la notte. Improvvisamente apparve nella stanza la fata Turchina. Il grillo, svegliatosi di soprassalto, non riusciva a credere ai propri occhi. «Ciao Pinocchio, sono qui per esaudire il desiderio del buon Geppetto. Ti donerò la vita», disse a Pinocchio. La fata toccò Pinocchio con la bacchetta magica e subito il burattino si animò. Poi si rivolse al grillo e gli disse: «Ricorda, come ogni bambino devi avere una coscienza. Questo sarà compito tuo. Tu dovrai consigliarlo e guidarlo con saggezza». E immediatamente sparì! «Caro Pinocchio, io sono il grillo che ti deve educare. La fatina mi ha detto che ti devo consigliare. Sai che gioia per Geppetto, farà un salto giù dal letto, non crederà ai propri occhi, esclamerà: sogno son desto. Preparerà un bel vestitino a due rossi col cappellino. Pinocchio adesso sì, sei proprio un bel bambino. Ma
che bello papà, ma che gioia bambino, attenzione fermi un momentino, è pur sì una favoletta ma sappiate che ci aspetta una luna più di un'avventura. Grazie per aver ascoltato. Sogno o son desto? Si chiese Geppetto a risveglio vedendo che Pinocchio si muoveva. La fata turchina ha ascoltato le mie suppliche. Il mattino dopo Geppetto lo mandò a scuola. Mi raccomando Pinocchio, non ti fermare lungo la strada e vai sempre diritto fino a scuola. Pinocchio camminando pensava: ah, com'è bella la vita! Gedeone il gatto e Giacomino la volpe, due brutti ceffi, lo videro passare. È un bambino di legno ed è solo. Proprio quel che fa al caso nostro, pensarono. Dopo aver avvicinato Pinocchio, lo convinsero che era molto più divertente fare l'artista del circo che andare a scuola. Il grillo parlante tentò con ogni mezzo di dissuaderlo, ma non ci riuscì. Oh bel bambino, son Giacomino, invece sono il gatto Gedeone, vieni con noi, ci divertiamo, andiamo in giro e dal circo ti portiamo. Pinocchio non dà retta a questi due brutti ceffi, Geppetto a scuola t'ha mandato, non disubbidire, l'artista sai che bello, al circo potrai fare, vedrai che bello affare, possiamo combinare. Oh su, a scuola niente più, andiamo tutti e tre, pre, 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 pre. Io faccio il trampoliere ed io l'equilibrista, invece io sono già un grande artista, su via fate il largo, su via fate pista, arriva il trio più bello che mai abbiate visto, Pinocchio non andare, mi devi ascoltare, il gatto e la volpe sono due da evitare. La 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 thank you.
Pinocchio, però fu poi venduto dai due a Mangiafuoco, un famoso burattinaio. Quella stessa sera esordì sulle scene danzando con una graziosa burattina fatta di legno come lui, ma che si muoveva soltanto per mezzo dei fili. Poi cantò una canzone. Il pubblico era entusiasta. Pinocchio ottenne proprio un gran successo. Quella notte il burattino divenne triste, aveva nostalgia del babbo. Il burattinaio, che questi gli regalò alcune monete d'oro e lo lasciò andare. Ancora i due furfanti che si offrirono di accompagnarlo a casa per proteggerlo. Gli fecero credere che si trattasse di un luogo magico. Se si seppellivano lì delle monete, dissero, queste si sarebbero moltiplicate per mille. Seppellisci le tue monete e sarai ricco! Pinocchio scavò una piccola buca e vi mise le monete. I tre poi si separarono e se ne andarono attraverso il bosco. Guarda un po' Gedeone, dimmi cosa, Giacomino.
cammino, laggiù sullo stradone sta arrivando il burattino, di sicuro un tranellino gli possiamo combinare, su andiamo in incontro o lasciamolo scappare, caro Duarte Pinocchietto, dove vai solo soletto, stare a casa da Geppetto a portare questo sacchetto. Mangia fuoco mi ha detto, tieni questo gruzzoletto, con monete tutte d'oro, custodisci il tuo tesoro. Bimbo mio sei fortunato, questo è un luogo incantato, seppellisci il sacchettino e vedrai che regalino. Se domani tu verrai, nella più ne troverai, se di noi ti puoi fidare, abbiamo fatto un altro affare. Tardi, il grillo parlante, da una siepe gli chiese, Pinocchio, dove sono finite le tre belle monete d'oro? Pinocchio rispose che gliele avevano rubato il gatto. Vergognandosi cominciò a piangere sconsolato e promise che da allora in poi si sarebbe sempre comportato bene. Il grillo parlante e Pinocchio si misero di nuovo in cammino verso casa. Dietro borbottando, su Pinocchio vieni con me sul carretto quanto ce n'è, il paese dei balocchi vedrai che bello è proprio quei fiocchi, tra le cornici e lati e filati, i vostri giochi sarete casati, or su bimbi cantate con me, vieni anche tu, è peggio per te, su cavallino trova per noi, fai più fredda, perché se vuoi la vita è così, ci piace di più, vieni anche tu, vieni anche tu. Thank you.
Dai grilletto non fare così, questa volta è proprio un bel dì. Guarda, sono tutti felici e contenti, sei solo tu che ti lamenti. Da Robinocchio devi sapere che io non posso proprio tacere. Ho rubato di qua, ho rubato di là, per questa è una storia che chiara non è. Su cavallino, tutto per noi, fai più fretta e fretta che vuoi. La vita così ci piace di più. Ecco il paese! Dove? Il paese laggiù. Infine giunsero al paese dei sembrava un gran bel parco. Ovunque c'erano giochi, caramelle, gelati. Pinocchio era molto felice. Cominciarono a crescere le orecchie. Mamma mia. Poco dopo pure i piedi dei bambini si tramutarono in zoccoli ed in breve tutti vennero tramutati in tanti asinelli. Visto che a ognuno di loro non piaceva studiare. Il direttore di un circo, quando li vide, li acquistò tutti per un suo spettacolo. Pinocchio fu così costretto a fare pirouette nel circo fin quando non si ruppe una gamba. Il suo padrone allora, visto che era ormai inservibile, lo gettò in mare. Attenzione, il caro grilletto mi aveva detto, questa volta retta non gli ho dato e adesso son guaiato. Un asinello proprio a quei fiocchi sono diventato, ed al circo a far pirouette sono finito. Poi la gamba mi sono rotto, che dolore,
che gran botto, ho urlato disperato, il direttore m'ha cacciato e il mare m'ha buttato, come sono disperato, vorrei tanto il mio papà, ma che petto dove sta? In acqua Pinocchio tornò burattino, ma le orecchie d'asino e la coda gli erano restate. Sulla spiaggia salì su una barchetta e col grillo si diresse verso il mare aperto. Ma all'improvviso una grossa balena li inghiottì con tutta la barca. Pinocchio si disperò molto nello stomaco del mostro, ma poi si guardò attorno e scorse una lucina lontana. Andò subito verso di lei. Arrivato in fondo, trovò Geppetto, inghiottito anche lui dalla balena. Dopo un lungo e caloroso abbraccio, decisero di risalire insieme lo stomaco del pesce. All'alba, quando il mostro dormiva ancora, giunsero fino all'enorme bocca e, poco dopo, in silenzio, riuscirono a prendere il largo sulla barca di Pinocchio! Caro papà Geppetto, d'ora in poi te lo prometto, sarò un bimbo buono, ubbidiente, diligente, di me potrai fidarti, felice saprò farti, sarà meraviglioso, sarai di me orgoglioso. Posso via, caro Pinocchio, per stavolta chiudo l'occhio, certo in pena sono stato, ma subito perdonato, d'ora in poi per sempre insieme, cavar possiamo le pene, ma adesso a casa andiamo, vedrai ci divertiamo. Caro Pinocchio, caro papà, adesso non ci si separerà, saremo la coppia più bella che c'è, tu per me ed io per te, e ci mettiamo su nel grilletto, proprio faremo un bel terzetto, e dal paese sai che festa, tutta la gente ci farà. E caro Pinocchio, caro papà, adesso tu ci separerà, saremo la coppia più bella che c'è, per me ed io per te, e ci mettiamo su nel grilletto, proprio faremo un bel terzetto, e dal paese sai che festa, tutta la gente ci farà. Sopportare gli sberleffi dei compagni per le orecchie d'asino e per la coda. Allora si pentì molto di essere stato tanto disobbediente e scapestrato e invocò l'aiuto della fata Turchina.
la fata turchina, ascolta la supplica. Perché ti sono cresciute le orecchie, gli chiese. È stato a furia di studiare e di stare buono. Ma mentre parlava, il naso di colpo cominciò a crescergli a dismisura. Vedi, questo cane quando si dicono le bugie, sappi che a tutti i bambini bugiardi e disobbedienti capita sempre qualche guaio. E ora dovrai tenerti quel buffo naso lungo. Pinocchio, pianse, pentito, ma non ci fu nulla da fare. Qualche tempo dopo, tornando alla scuola, incontrò Gedeone il gatto e Giacomino la volpe. I due volevano portarlo con loro a divertirsi. Non voglio più ascoltarvi e sappiate che non mi va più la vostra compagnia. Addio, bischeri! Bischeri c'è una sola. Pinocchio aveva finalmente imparato a seguire i consigli di suo padre, della fata turchina e del grillo parlante. Vedo che sei sinceramente pentito, ti perdono tutte le tue bugie e tutte le birichinate. Trasformò in un bambino vero in carne ed ossa. Papà, 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 bambino, papà, papà, guarda, 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 sono un vero bambino. Sto sognando. Le do di gioia Geppetto. No, è stata la fata turchina a trasformarmi. Il grillo parlante era davvero commosso. Thank you.
poco sicuro che ora te la caverai da solo, senza più il mio aiuto. Siamo giunti alla fine di questa favoletta. Pinocchio è trasformato con un colpo di battuta. Per tutti i bimbi buoni c'è un premio che li aspetta, e a dir tante bugie il naso cresce in fretta. Pinocchio l'ha imparato ed è stato perdonato. Adesso è un bimbo buono, rispettoso ed educato. Che gioia per Geppetto e grande commozione, Pinocchio ci ha insegnato a far nostra la lezione. Certo Pinocchio, Pinocchio ha combinato, dal capo e dalla volpe ingannato, venduto al circo e pure derubato, e in asinello è stato trasformato. Vi ricordate il marmo buttato della balena, Geppetto ha ritrovato, e una volta a scuola ritornato, per le orecchie è stato pure canzonato. Certo Pinocchio, Pinocchio ha combinato, è pentito di quello che è stato, e per questo è vita trasformato, dalla fatina che tu ha perdonato, e alla fine sono tutti contenti, anche il grillo gli fa i complimenti, ed è la fine di questa storiella, che a parer mio, signori, è tanto bella! Buona fortuna! In bocca al lupo a tutti, forza, taglia tutta, come si dice a Roma. Bravi, 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 bravi il maestro, bravi dell'ospedale, la fanfara dei carabinieri di Firenze, il maestro Ennio Robbio, bravissimi, eccezionali come sempre, l'autore Perico di Erna, Rosalba Santoro, l'organizzatrice, la manager, i comandanti dei vari reparti di Bologna, e che sia una buona ripartenza per tutti. Insieme ce la possiamo fare, rispettando i distanziamenti, le norme, e dai che sconfiggiamo pure questo virus. Pinocchio è con noi. Ciao a tutti, grazie, ciao! Bravo! Allora, bambini, vi invito a cantare con noi l'inno nazionale, lo conoscete? Vieni. Sì, dai, che lo so. Sì, vieni. Ho visto tutti che si alzavano.
Thank you.